Buongiorno cari colleghi e care colleghe, con questo piccolo tutorial scopriremo oggi tre nuove estensioni di Google Meet che ci permetteranno di migliorare le nostre video lezioni. La prima estensione ci permetterà di risolvere un problema che molti di voi mi hanno segnalato. Con Google Meet, nella versione standard, non è possibile, mentre si presenta allo schermo, vedere i propri alunni, cosa che invece si poteva fare tranquillamente con Zoom. Ricordo che però abbiamo abbandonato Zoom perché ha dei noti problemi di privacy e quindi è inaccettabile poter utilizzare Zoom con i bambini. C'è un'estensione che ci permette di utilizzare Meet in modalità di presentazione e di vedere anche i nostri alunni. Tra poco ve la mostro. La seconda cosa che vi voglio presentare oggi è anche una modalità per permettere ai vostri alunni di reagire, interagire con voi attraverso delle icone, ok? Diciamo un effetto cosmetico. E infine vi voglio presentare anche una piccola magia per stupire anche un po' i vostri bambini della scuola primaria. Portiamo anche un pochettino di magia. Bene, partiamo dalle cose concrete. Il primo problema concreto è che mentre presento io ho bisogno di vedere la mia classe, specialmente in primaria, secondo me. Allora, c'è un'estensione di Google Chrome, mi raccomando, utilizzate esclusivamente questo browser per collegarvi con Meet perché funziona dovere. C'è, vi ripeto, c'è un'estensione che si chiama Tab Resize, la scrivo su Google, eccola qua, la vado a installare cliccando qua su Aggiungi. Eccola qua, è questa qua. Per comodità me la tengo qua vicino alla mia barra. Poi installiamo anche la seconda estensione, così poi vediamo tutte le cose insieme. Si chiama Node Reaction. Node Reaction. Eccola qua. La installiamo. Aggiungi estensione. Eccola qua. Il pollice giallo. E infine il terzo cosmetico Visual Effects Google Meet Chrome. E installiamo anche questa terza estensione. Ed è questa qua. La volta precedente abbiamo già installato Meet Attendance per avere una firma di presenti e Google Meet Grid View per avere la griglia di tutti i partecipanti. Bene, a questo punto, dopo aver installato le tre estensioni Tab Resize, Node Reaction e Visual Effects for Google Meet, possiamo provare ad aprire il nostro Meet e vedere come interagire con queste tre nuove estensioni. Avviamo una riunione. Disattivo microfono e videocamera. Sono entrato in Meet. Vediamo insieme la prima estensione Tab Resize. È questa icona qua blu con la doppia freccia. Clicco. Vado immediatamente nelle opzioni qua in basso e clicco, metto la spunta qua, Opt out of sending anonymous analytical tracking, che impedisce di mandare i miei dati all'esterno, quindi è una protezione in più per la privacy. Quando vogliamo presentare il nostro schermo, ma mantenere comunque il contatto visivo con i nostri alunni, Tab Resize ci dà una grande mano. Vi faccio vedere come. Clicco sull'icona di Tab Resize, scelgo uno dei layout già preimpostati, ad esempio scelgo questo, 1x2. Guardate un po' cosa succede. Si è aperta una finestra e lo schermo di Meet è qua a destra. Se io faccio presenta ora,
presento solo la finestra, mi raccomando. In questo modo a destra vedo i miei alunni e a sinistra invece posso presentare qualcosa, può essere un sito internet, una pagina del libro digitale, tutto quello che voglio. Se non mi soddisfa questo layout, torno qua sulla freccia e posso cambiarlo. Posso avere ad esempio questo, 2x2. In questo modo, qua in alto vedo i miei alunni e ho ben tre finestre di Google Chrome da gestire per far vedere eventualmente tre siti diversi. Se voglio tornare al punto di partenza, molto semplice, clicco uno per uno. In questo modo ci permette, mentre siamo in collegamento con un sacco di bambini, di poter gestire le finestre più velocemente senza ridimensionare manualmente, rischiando di perdere tempo e fare anche qualche pasticcio in diretta. Ve lo faccio rivedere, eccolo qua, Tab Resize, ci permette di dividere lo schermo secondo formati prestabiliti. Possiamo anche decidere di avere lo schermo di Meet a sinistra invece che a destra. Ecco qua. Per riavere lo schermo di prima intero, clicco qua su 1x1. Bene, andiamo a vedere la seconda estensione che abbiamo installato, che si chiama Node Reaction, questa qua con il pollice giallo. Cos'è? La vediamo qua in alto a sinistra. È un'estensione che consiglio anche di far installare sui computer dei vostri alunni e dei vostri genitori, che permette di, già come avveniva con Zoom, di interagire durante la lezione. Thumbs up, pollice in su, well done, non ho capito, wow e lol, una bella risata, male non fa. E questo anche raised hand, questo permette anche ai bambini di far alzare le manine, che potrebbe essere molto utile per una gestione a microfoni spenti e anche a telecamere disattivate. E infine vediamo la terza estensione che si chiama Visual Effects for Google Meet. È un'estensione, diciamo, cosmetica e anche un po' estetica, ma non la so dovete sottovalutare. Può essere molto interessante, quindi io ve la consiglio. E questa qua, l'abbiamo già installata prima, la nostra estensione. La vediamo qua a sinistra. Ho tre possibilità. Beh, innanzitutto attivo la mia videocamera per farvi capire come interagisce. Blur mi permette di sfocarmi, che può essere anche utile per difendersi con la privacy. Io ve la consiglio molto. Volendo potete farla installare agli alunni tramite i genitori e chiedere di attivarla. In questo modo si può scegliere anche il livello di sfocatura. Vediamo la seconda opzione, quindi togliamo blur, torniamo visibili, andiamo su pixelate. Mi permette di pixelare la mia immagine. Anche qua ho un diverso livello. Direi che lo scopo è identico al precedente. E infine andiamo a vedere la terza, si chiama green screen. Allora, per funzionare questa opzione, adesso l'ho attivata, io devo necessariamente avere uno sfondo dietro di me verde e posso caricare un'immagine di sfondo, ad esempio voglio mettere uno sfondo montano. Ecco, in questo momento ho attivato l'immagine di sfondo montano, ma ovviamente non mi vedete in montagna. Per fare questa magia dovreste procurarvi un cartellone verde. Se voi lo mettete dietro di voi, potrete avere finalmente il vostro sfondo. Questo è un trucchetto che usano in tutti gli studi televisivi. Ad esempio, potremmo avere il famoso sfondo libreria di propaganda. Mettersi una libreria scientifica quando insegniamo scienza, una libreria magari linguistica quando insegniamo italiano, oppure una bella spiaggia quando vogliamo farci sembrare rilassati. Questa era una battuta. Vi ringrazio molto, spero che questi tutorial vi stiano servendo e vi assicuro che sono molto faticosi da preparare, però insegnando anch'io riesco a imparare qualcosa, quindi cerchiamo di continuare così. Un caro saluto a tutti, ciao ciao ciao.